Ciao a tutti ragazzi, io sono Jaquan, bentornati nella Skyblock Reloaded. Signori, sta venendo notte, andiamo a dormire. Ho installato l'Optifine, dopo penso 200 anni dalla sua uscita praticamente, ho installato l'Optifine e adesso bisogna lavorarci dietro sulle impostazioni, bla bla bla. Però vedo già dei miglioramenti praticamente. Signori, bentornati nella Skyblock Reloaded. Allora, abbiamo in mano il nostro libro della quest perché, come promesso oggi, andiamo a fare l'Explorer, praticamente, per quanto riguarda il discorso dell'Achievement, se ce la facciamo, quella del Nether, in poche parole, perché le 64 Netherrack le prendiamo nel Nether, le 16 Soul Sand le prendiamo nel Nether, e la Ghast Tear, amici Ghast, la prendiamo nel Nether. Allora, io nel Nether ci sono già stato, nel senso che sono andato solamente in fase, esplorativa, praticamente, ma non ho fatto più di tanto, ho solo illuminato un po' dappertutto praticamente, in modo da sentirsi più a casa. E guardate signori, questo voi dovete spiegarmelo, continuano ad andare fuori le bestie dai recinti. Se io te lo giuro su Dio, no, guarda, passano attraverso le stecciate. Vabbè, signori, andiamo to the Nether, andiamo in the Nether con calma. Con calma, so che si carica tutti i chunk, si metterà una vita. Allora, il nostro scopo, intanto vedete che ho un render di 12, dica più o meno, per cui non so, magari anche troppo per carità, però no, 11 più. Vabbè, lasciamo così. Bon, ok. Sento già Ghast. Eccolo lì. Allora, vieni qua. No, aiuto. Sì, ma faccio, mi devi passare un po' più attaccato al culo, perché in questa maniera non prendo niente. Cioè, a parte che non so neanche se te me la dè. Abbiamo le frecce per colpirti a morte, basta. Ma è troppo distante. Dobbiamo avvicinarci. Non abbiamo paura del Ghast, perché dall'altra parte ormai siamo amici. Il va nella lava, quel coglione, praticamente. I Ghast vanno nella lava, tranquillo. Ma è troppo distante. Vabbè. Ok. Sei bravo, lo so. Però sei anche distante, cioè come faccio? Vieni qua. Sei nella lava! Mi va la roba nella lava dopo! Mamma mia, che proagine, ragazzi! Che proagine di Jaquan che non teme i gatti! Cioè, mamma mia, che roba! Ma tanto mi va nella lava, che cazzo, è quello il problema! Cioè, va tutto nella lava! Se non si avvicina. Sì, Ghast, lacrima, no? Sì, lacrima. Oh mio Dio, ho preso la lacrima a primo colpo. Come ho trollato il Ghast, signori. Jaquan trolla Ghast. Che culo, ragazzi. Che culo. E vedo la Soul Sand in fondo. Mamma mia, allora adesso via. Intanto, onde evitare che si muoia, sai com'è? Non ho assi di legno per farmi una crafting, sì, per farmi una cestina, niente da fare. Torniamo, signori, a casa con la lacrima del Ghast. Ok, i nostri amici di Zombie Pigman che ci vogliono tanto bene, praticamente. Allora, con calma. Signori, scusate, torno a casa, poso la lacrima di Ghast, che non sia mai che dopo perdo le cose, ovviamente. Che coglione, è il Ghast che va nella lava, vabbè, cioè, sì, cioè, mando la gente stupida, ovviamente. Allora, mangiamo un po' di patate, perché signori, carne e marcia sono stufo, poche parole. Allora, via, metti in via la lacrima del Ghast. Bon, adesso bisogna prendere le Netherrack, che quelle easy, proprio 64, potrei star lì a farmare un'ora. I blocchi ce li abbiamo e dopo andiamo là in fondo, che ho visto praticamente, che c'è la Soul Sand. Poi dovrò guardarmi la ricetta per quanto riguarda il discorso del compass, che non mi ricordo più. Perché, ragazzi, d'altra parte, cioè, qua
Non possiamo ricordarci le cose a memoria. Io faccio i fail, ma non è che li faccia apposta. Nel senso, non posso mai risapere tutte le ricette a memoria, ma che cazzo. Se no, sasson. Dai, c'è uno stacchettino che dopo eventualmente per passare in mezzo alla lava noi ci andiamo con la stone, cioè la cobblestone, scusate, già spacca il picone. Meno male che già qua si fa i piconi di riserva, sai com'è, praticamente. 56. Beh, prendiamo ancora del quarzo, dai, fa un siamo qua, cioè, non si butta via niente, come, è come la canzone del maiale, non si butta via niente, niente, allora. Neanche un orecchio, neanche un dente, allora, con calma. No, basta però adesso, era. Ve n'è un altro. Boh. Sì, è anche attaccato il... è anche vicino. Ah, giù di sotto, ma chi se ne frega. Allora, mettiamo in prima... sì, ti sento. Mettiamo in primis... la netherrack per tenere il conto 64. Boh. Adesso andrò là. Da distante già qua. Da distante già qua di nuovo. Come? Ma cos'è? Non ho beccato. No, mi ha dato la gunpowder. Due ghast, signori. Ammazzo due ghast. Vabbè, ghast vigliacco che non si colpisce alle spalle. Sei un vigliacco di merda, praticamente. Allora, quella doveva essere Soul Sand, giusto? Ma è possibile che non ne sia di più vicina, possibilmente? Sì, magari Jack non sta a perderti perché sai com'è dopo. Torno a casa e non so come tornare a casa dopo. No, dai. La strada strada doveva essere abbastanza... insomma. Minchia. Porca devo ricordarmi che di queste cose di lava perché sennò non mi ricordo più la strada. Ma se noi facciamo proprio alla mi rischio tutta la vita. Sì, dai. Guardate, signori, questo è un fiume di lava. La lava è bella. La lava scalda. La lava lava, ovviamente. E fu così che Giacomo perse 200 iscritti. Sì, andrà lì. Ok. Allora facciamo classica zigzagata. Mi raccomando, Jack, non facciamo fail. Sai com'è? Io ho sempre un brutto presentimento. Tipo, magari adesso salta fuori un scheletro dal caso, praticamente, no? Vacca boia, quanta lava, potei. A parte che, okay, nella prima cappatina del Nether, signori, ho ammazzato, pensate, sono spawnate le slime, quelle quelle infernali, adesso lì il nome tecnico non lo ricordo praticamente. Cioè, allucinante, quelle ci sono, le slime normali no, vabbè, tranquillo. Ok, mette una torcia qua e vaffanculo. Adesso prendiamo su 16 Soul Sand. Con calma. Ok, ne prendiamo 16. Guarda qua, qua fa proprio la farm di Soul Sand qua, Tante Soul Sand, se no ce la facciamo fare la kill, mentre lo giuro che ero partito con pensieri negativi praticamente, ma da parte Jaquan è sempre, parte sempre con pensieri negativi, perché tra parte, insomma. Ditemi voi se non riusciamo mai a fare una kill, mentre in pace, possibilmente, sai com'è. Ok, 17. Potrei prendere... no, dai, le stesse. 17. Vaffanculo, mi sta sul cazzo. Siamo a 16. Allora, adesso con calma. Tanto arco, perché sicuramente mi spona tipo un ghast qua davanti adesso. Cioè, il ghast che ti colpisce alle spalle. Brutto vigliaco di merda. Ma che fastidio quando ti colpiscono alle spalle. Ma. Due coglioni. Torniamo a casa, signori. Perché è ora di completare l'achievement. Qua c'è... di tutto di più, vabbè. Però comunque, signori, come posto di spawn è un bel posto, cioè devo essere sincero, non inquieta, non mette terrore, anzi quasi quasi me fa la seconda casa qua. Signori, ce l'abbiamo fatta. Sembra che sia fattibile. Ok. Siamo tornati nel mondo reale. Buongiorno al mondo reale. Ah, ho scoperto, signori, come modificare il mob spawner per fare una farm di esperienza. Perché adesso, perché ho le 35 bottiglie, quante gli è, 34 del Battle of Enchanting. Però per farmi le armature, quei livelli e quant'altro, mi capirete bene che
Bisogna modificare l'arrivo dello spawner lì praticamente, ma l'ho già fatto nella mia serie privata e funziona, per cui una roba abbastanza tranquillissima. Allora adesso, signore, vado a vedermi un attimo il crafting per quanto riguarda il discorso, no, the trade, the quest. Per quanto riguarda il discorso del compass e del clock, che non mi ricordo più, e dopo noi ci vediamo qua per completare praticamente questo achievement, che finalmente ce la facciamo a farlo. Allora, signori, qua sotto dovrebbe esserci da qualche parte del ferro cotto negli episodi precedenti, che noi prendiamo con gioia, dopodiché prendiamo l'oro praticamente, dopodiché prendiamo la lacrima del ghast e il resto della vena. Allora, per fare la bussola, signori, aspetta, manca la redstone, pardon, due redstone. Per fare la bussola, signori, mettiamo uno al centro e ci mettiamo i quattro di ferro attorno. Ecco qui il compass. Per fare il clock, invece, ci si mette l'oro, poche parole. Per cui, ecco qua, clock. What's your 3 o'clock? No, 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 no. Allora, abbiamo tutto per poter sbloccare l'achievement, signori. Però prima di sbloccarlo, vado a dormire. Sai com'è? Se c'ho sonno, se dorme. Allora, signori, adesso ci manca solo da andare sul nostro altare meraviglioso e completare l'achievement, non è l'achievement ma è la quest praticamente, le nostre mucche che scappano da sole, tranqui. Allora, ce l'abbiamo fatta, signori, lo giuro che non l'avrei mai detto praticamente. Allora, un compass, un clock, non mi ricordo l'ordine, 64 netherrack, 16 soul sand e la lacrima del ghast. Trade completato, signori, 200.000 rail potenziate, un diamante e un altro spawn dell'ocelot. Oh, Gronku, non mi ricordo, spawn dell'ocelot dov'è che l'avevo preso? Aspetta, avevo fatto lo spawn dell'ocelot. Ah, perché lui lo chiama spawn egg cat. Gatto. Vabbè, ok. Allora, signori, questo completata, ce l'abbiamo fatta. Alleluia, 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 alleluia. Allora, mettiamo via tutto. Siamo due diamanti, signori. Cioè, svolta della serie, praticamente. Big money, big diamanti. Vedete che ce ne ho due di ocelot. Come funzionano gli ocelot? Non so, dovrò andare a studiarli praticamente. Signori, dico questo, nel Nether ci torneremo ancora, per carità, perché è un posto bellino e adesso avere la possibilità di esplorarlo e comunque di andare a uccidere altri ghast, una cosa che mi piace tantissimo, potrei fare nel prossimo episodio il mio giardino di tulipani, perché d'altra parte devo fare anche quello. Se noi adesso guardiamo l'ultima cosa e dopo ci salutiamo, il discorso delle quest. Allora, ricapitoliamo le quest difficili, praticamente, no? Enderpearl fatte, slime fatte, torte fatte, explorer fatto. Ecco, manca ancora quelli del villager da curare, praticamente. Il mechatronic l'abbiamo fatto, quindi ci manca il villager. Se io faccio quello del villager, signori, sblocco queste qua. Ok, per cui dovrò ingegnarmi, cioè dovrò più che altro andare a andare dalle mie bellissime piattaforme mongole qua praticamente e vedere un attimo come comportarmi. Signori, per questo episodio della Skyblock Reloaded sono a posto così. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!